domenica a tutti, fratelli e sorelle. La parabola del Vangelo di Luca che ci ha offerto in questa domenica ci dà la possibilità di affacciarci innanzi ad uno dei mali più dilaganti dell'epoca moderna. La nota parabola del povero Lazzaro e del ricco Pulone parla del male dell'indifferenza, che Papa Francesco ha definito essere il virus più dilagante di questo tempo. La possibilità di vivere una vita intera senza accorgersi dell'altro. E infatti il povero Lazzaro giace ai piedi della tavola del ricco senza avere nemmeno la possibilità di sfamarsi delle briciole che cadono da quella tavola, mentre il ricco, tutto pieno della sua opulenza, non si accorge nemmeno di quel povero che dopo la morte entra nel seno di Abramo, mentre il ricco va nei tormenti dell'inferno. Già nella scelta dei nomi c'è un'indicazione preziosissima, perché Lazzaro dall'ebraico significa Dio vede, Dio aiuta. Il povero è visto da Dio, è riconosciuto da Dio, perché Dio intesse una relazione con quell'uomo che è bisognevole di tutto, mentre il ricco in realtà non ha un nome nel Vangelo. Epulone è soltanto un aggettivo che designa la sua opulenza, la sua ricchezza, che definisce ciò che lui è, ma in realtà non è riconosciuto da Dio in quanto persona. Il nome nella Sacra Scrittura indica la persona, e quest'uomo risulta essere senza nome, quasi senza personalità, perché è senza umanità, non riesce ad accorgersi dell'altro. Simon Weil diceva che il miracolo più grande che noi possiamo compiere è accorgerci del fratello che abbiamo accanto. Quando invece entriamo nell'indifferenza, allora noi non ci accorgiamo delle persone che ci sono vicine, e addirittura gli animali finiscono per essere più compassionevoli di quell'uomo opulento, perché sono i cani che vanno a leccare le ferite del povero Lazzaro, mentre quest'uomo non se ne accorge, quest'uomo non si rende conto che quel suo fratello, quel suo simile ha bisogno di tutto, non perché sia cattivo, non perché sia malvagio, non perché lo maltratti, ma semplicemente perché è indifferente. Ed è questa l'autostrada che può portarci all'inferno, ma non intendo dire soltanto della realtà eterna che ci aspetta dopo la morte, di questa possibilità di una dannazione eterna e paurosa, ma di una nostra possibilità di vita all'interno già di questa esistenza, vivere un inferno di insoddisfazione perché chiusi all'interno della nostra indifferenza. Ed è questa indifferenza che non genera relazione. Chiediamo allora al Signore di aprire realmente il nostro cuore e di guarirci dall'indifferenza che tante volte finiamo per avere un po' come strategia di difesa, ma in realtà è l'autostrada per la nostra infelicità. Tanta gente si difende dicendo io in realtà non odio, ma sono indifferente verso quella persona. L'indifferenza è la sorella minore dell'odio. Quindi se sei indifferente, in qualche modo finisci per essere indirizzato verso un'esperienza di dannazione, verso un'esperienza di infelicità. Chiediamo al Signore di aprire i nostri occhi e i nostri cuori per vivere sempre meglio, sempre più, in comunione con i fratelli, soprattutto con i più poveri, con i più sofferenti, che tante volte ci sono accanto e non ce ne accorgiamo. Un caro abbraccio, buona domenica a tutti.